Mediterraneo di Andrea Ravenda. Il Mediterraneo, come da etimologia latina, che si trova in mezzo alle terre, è un mare decisamente circoscritto che tocca tre continenti, Africa, Asia ed Europa. Uno spazio geografico, ma anche politico ed economico, che nelle sue connessioni di persone, merci e informazioni ha giocato un ruolo centrale per lo sviluppo degli imperi, degli stati nazionali, delle popolazioni che hanno abitato o dominato le sue coste. Un'area di continuo scambio interculturale e di migrazioni, un'area che ha assunto ormai da molti anni anche il valore di una categoria interpretativa qualificante, a tratti artefatta, che spazia con disinvoltura dall'alimentazione, la dieta mediterranea, il clima, la cultura, sino alla morte, il cimitero mediterraneo. Le calme acque del Mare Nostrum, infatti, nonostante le vitali relazioni, sono spesso divenute scenario di violenti conflitti e tensioni per il controllo degli spostamenti, al contempo via di comunicazione e fluida linea di frontiera. È scontato, pertanto, che in una contemporaneità dominata dalle forti disuguaglianze economiche tra i paesi dell'Europa occidentale e quelli dei continenti asiatici ed africani, segnati da povertà e conflitti di diversa natura, molti dei quali dovuti agli interessi degli stati o delle multinazionali occidentali, il Mar Mediterraneo assuma un ruolo centrale per il fenomeno delle migrazioni transnazionali. Sin dalla fine degli anni Ottanta del Novecento, ogni anno diverse migliaia di persone cercano di raggiungere le coste europee, stipate su imbarcazioni precarie, lungo le rotte ormai note che congiungono il Nord Africa alla Grecia, alla Spagna, all'Italia meridionale e soprattutto alla Sicilia con Lampedusa. Si tratta dell'attraversamento di uno spazio geografico regolamentato da interessi politico-economici in cui sono fabbricati continui confini, che tra blocchi navali, respingimenti e salvataggi si riducono alla individuale capacità di resistere e sopravvivere di ogni corpo migrante, un confine corporeo la cui posta in gioco è la vita stessa. I molti sono morti e continuano a morire durante la traversata. Dalla fine degli anni Ottanta sono oltre 20.000 le persone che hanno perso la vita tra naufragi, annegamenti, misteriose collisioni. 3.550 nel 2014, dati del Commissariato dell'ONU per i rifugiati, oltre 3.700 nel 2015, dei quali 700 bambini. Il cimitero chiamato Mediterraneo, appunto, si materializza nei numeri che cinicamente identificano persone delle quali poco o nulla sappiamo, dei loro nomi, dei volti, delle provenienze, delle loro storie. Di molti di loro i cadaveri non sono neanche recuperati e contati, per la sua funzione politica, poiché politiche sono le scelte che regolamentano la gestione dei fenomeni migratori. Più che un cimitero, il Mediterraneo sembra essere diventato una fossa comune in cui lasciar scomparire i corpi fuori dalla città fortificata, le cui mura segnano la differenza tra i vivi e i morti, tra chi ha un nome e chi non lo ha, tra chi è cittadino e chi non è niente.